approvata la legge di manutenzione regionale 2022. Il provvedimento interviene per correggere 15 leggi regionali in vari ambiti ed è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dell'opposizione. Dopo due anni di stop a Vinci torna la festa dell'unicorno, oltre 450 eventi dal 29 al 31 luglio. Al primo piano di Palazzo del Pegaso aperto il Media Center Davis Sassoli, la sala sarà a disposizione della stampa e dei gruppi consiliari. Nel comune di Montepulciano oltre 200 tra enoteche, ristoranti e bar offriranno gratuitamente contenitori in cartone riciclato ai consumatori per portare a casa cibo e vino avanzato durante il pasto. Approvata la legge di manutenzione regionale 2022. Approvata dal Consiglio regionale la legge di manutenzione regionale 2022. La proposta ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza, mentre l'opposizione ha votato contro. Come ha ricordato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, illustrando l'atto in aula, è previsto che si provveda periodicamente con un'unica legge alla manutenzione della pluralità di disposizioni contenute nella normativa regionale, purché si tratti di correzione di errori materiali e imprecisioni, di adeguamento dei rinvii interni ed esterni, di inserimenti di contenuti che sono diventati obbligatori a seguito di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e adeguamenti a sentenze della Corte di Giustizia Europea, della Corte dei Diritti dell'Uomo e della Corte Costituzionale, di interpretazione autentica delle disposizioni regionali, con un'apertura a modifiche limitate che non comportino una sostanziale innovazione della disciplina delle materie. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha votato la sua legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, un'occasione per fare ordine nella vasta quantità di produzioni normative del Consiglio regionale della Toscana, che ha sancito tutta una serie di interventi all'incirca per quasi 70 articoli che sono andati a risistemare molte delle disposizioni presenti nel nostro ordinamento. La proposta di legge che è stata presentata in Consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del Consiglio che, tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni, ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che discendono dalla legge istitutiva, appunto, della legge di manutenzione. Questa legge di manutenzione interviene su 15 leggi regionali che toccano vari ambiti, tra cui le norme sulla bonifica dei rifiuti e dei siti inquinati, sul servizio sanitario regionale, il testo unico del personale, la legge urbanistica e il codice del commercio. Sì, un atto dovuto che il Consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione, molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utile alla Regione Toscana a partire da settembre, quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. Il vicepresidente di opposizione del Consiglio regionale ha fatto presente che a fronte di quello che dovrebbe essere un provvedimento puramente tecnico sono stati introdotti adeguamenti importanti e complessi che avrebbero richiesto un diverso percorso di riforma rispetto a una legge di manutenzione. La legge di manutenzione è un po' il tagliando dell'ordinamento regionale. Consentitemi dire, è stata una occasione imperdibile per rendersi conto di come versa la maggioranza di governo di centrosinistra in Regione Toscana. Consideriamo innanzitutto che siamo stati per circa un mese a trattare di questo argomento in commissione e non si è mai visto chi ha la delega al bilancio e agli affari istituzionali. Il Gianni non l'abbiamo assolutamente visto in commissione. Non solo, presenta una serie di emendamenti quando comincia il Consiglio regionale. Peraltro, a uno di questi emendamenti non è presente neanche lui, che è l'unico sottoscrittore, e quindi inevitabilmente l'emendamento decade. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione, proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno. E abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda VAS, via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e diciamo, ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi.
Polemico sulla tempistica il consigliere Torselli. L'ultima settimana abbiamo visto su una legge di manutenzione che per chi non è un addetto ai lavori è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri 9 volte. Cioè 9 volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula. Non perché chissà cosa, perché non erano in aula. 8 volte, 7 volte in commissione, 2 volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentare in aula, e quindi viviamo in questo caos. In questo caos da registrare anche per l'ennesima volta, perché è la seconda, che l'assessore Monni arriva in aula per farci una comunicazione, tra l'altro una comunicazione pretendeva di aprire un dibattito sul CEU, e noi abbiamo fatto gentilmente notare all'assessore Monni che il consiglio scorso era stato monopolizzato da un dibattito sul CEU e sull'ambiente ed è l'assessore all'ambiente non c'era in aula. È arrivata ieri, pretendeva di fare una risposta a 15 giorni di distanza, ha sbagliato i tempi di presentazione della comunicazione, è arrivata troppo tardi in aula. Festa dell'unicorno, Vinci si riaccende con il fantasy. Dopo 2 anni di stop forzato, Vinci torna ad accendersi con la festa dell'unicorno. Per la 16ª edizione, che si svolgerà in 3 giorni, dal 29 al 31 luglio, la città di Leonardo si popolerà di elfi, hobbit e creature fantastiche. Aprirà la manifestazione una parata con l'armata dell'unicorno, oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. In tutto più di 450 eventi nel complesso delle 3 giornate, dislocati nelle 9 aree tematiche del centro storico, dedicate a fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini. Vinci sarà al centro delle attività culturali della nostra regione e finalmente si riparte dopo 2 anni di stop. Saranno giornate intense, giornate belle in cui i cittadini non soltanto di Vinci potranno davvero entrare in questo mondo virtuale nuovo, fatto di cosplay, fatto di tante iniziative che coinvolgono soprattutto le ragazze e i ragazzi più giovani. Noi da quando siamo partiti con il lavoro in Consiglio regionale abbiamo sempre detto di voler sostenere quelle iniziative che permettono ai giovani di potersi sentire protagonisti. Questa ne è una di quelle. La festa dell'unicorno è ormai un evento di risonanza nazionale, richiede un'organizzazione straordinaria, diventa una grande attrazione turistica, permette di promuovere il nostro territorio, dice il consigliere regionale Enrico Sostegni. Il borgo di Vinci si trasforma, diventa un luogo magico di fantasia. La festa dell'unicorno ormai è una festa a carattere nazionale o anche oltre, richiama migliaia di persone a Vinci, richiede un'organizzazione straordinaria della quale ringraziamo il Comune e tutti gli organizzatori, ed è un evento davvero straordinario. Il borgo di Vinci, già di per sé bellissimo, che rappresenta tutta l'immagine della Toscana, si trasforma completamente, diventa un luogo magico, di fantasia, dove è assolutamente importante, bellissimo per tanti andare a visitare questo spettacolo, e tutti gli anni si rinnova. Dopo 2 anni di pausa per Covid sostanzialmente, quest'anno ritorna l'edizione a pieno regime e quindi sarà una grande occasione per tutti i toscani, ma non solo, di andare a Vinci il 29, 30 e 31 luglio. Spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti, uno show realizzato con droni luminosi per accendere le notti di Vinci e dare vita a storie immaginarie. Tanti gli spazi dedicati ai più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene, laboratori creativi, favole animate, spettacoli di magia e un'area Lego per giocare liberamente con i famosi mattoncini. Intanto devo dire che è una grande soddisfazione veder tornare la festa dell'unicorno a Vinci dopo 2 anni di stop. E devo dire la soddisfazione è doppia, perché la festa ritorna con dei numeri importanti. Se noi andiamo a vedere il numero degli spettacoli, vediamo che ci sono oltre 300 attrazioni nei 3 giorni dell'evento. Ci sono oltre 400 espositori e soprattutto il centro storico di Vinci viene suddiviso in 9 aree tematiche, proprio perché questo è il festival della fantasia, del mondo fantastico, e quindi è giusto che ogni area rappresenti un sottogenere della letteratura fantastica. Apre il Media Center David Sassoli.
sarà il luogo in cui le idee di quello che è stato da tutti definito l'uomo del dialogo avranno il giusto spazio, la giusta collocazione tra manifesti appesi alle mura, monitor, microfoni, postazioni. Il nuovo media center del Consiglio regionale della Toscana, intitolato David Sassoli, ha aperto le porte al primo piano di Palazzo del Pegaso, sede dell'Assemblea legislativa, e il nostro impegno sarà quello di essere sempre più vicini alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ha dichiarato il presidente Antonio Mazzeo. La sala sarà a disposizione della stampa e dei gruppi consiliari. Una giornata bella, bella per tutta la Toscana. Dedicare questo spazio a David Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista, ad un grande uomo delle istituzioni, ad un grande politico, e dedicare il nuovo Media Center, il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e ai cittadine della Toscana, è secondo me un modo bello e importante per sottolineare anche i valori dell'Europa, la necessità di essere vicino sempre alle persone più in difficoltà, di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani. Sassoli guardava sempre con speranza e ottimismo e diceva che l'Europa doveva essere sempre più casa loro. E allora, insieme alla Commissione Europa, insieme al lavoro del Presidente Gazzetti, abbiamo messo a disposizione 3 borse di studio per premiare i migliori progetti che riguardano proprio il ruolo che può avere anche la Toscana in Europa. Una giornata bella, una giornata emozionante, una giornata che segnerà un pezzo di storia alla nostra regione. Io sono straordinariamente colpito da David Sassoli perché è una persona di cui ricordo la chiacchierata pochi mesi prima che morisse, che facevamo proprio qua a Firenze, quanto sentiva la sua fiorentinità e la sua toscanità, perché poi nell'adolescenza erano stati soprattutto i parenti a Prato a fare per lui punto di riferimento. Quindi da un lato questo senso di identità toscana molto marcato e per noi di grande piacere, ma dall'altro il respiro di un uomo d'Europa, del mondo, il respiro di un uomo che prima da giornalista, poi nel ruolo fondamentale di presidente, di parlamentare e poi di presidente del Parlamento europeo, ha saputo svolgere un'azione che è quella progressista di attenzione a tutti i valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di giustizia sociale, di equità che ispirano l'Europa che vogliamo. Ringraziamenti per il Media Center sono arrivati dalla moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini, che attraverso una lettera inviata al presidente Mazzeo si è detta profondamente onorata di questo importante riconoscimento. Un ricordo commosso di Sassoli lo ha dato il presidente della Commissione per le politiche europee, Francesco Gazzetti. David ha rappresentato una personalità che ha saputo entrare nelle case degli italiani, come si suol dire, per portare elementi di conoscenza e di valutazione sui grandi fatti che accadevano nelle nostre comunità. Poi ha scelto la strada di mettersi al servizio delle istituzioni, è arrivato al vertice delle istituzioni europee facendo il presidente del Parlamento ed è un uomo che è sempre stato un uomo del dialogo senza fare mai sconti rispetto alle proprie idee, quindi una persona che francamente ha fatto molto molto bene in tanti passaggi. Adesso c'è un luogo fisico, è un luogo che sarà a disposizione, come ha ricordato il presidente Mazzeo, che ringrazio moltissimo per il supporto a tutte queste iniziative, e che sarà a disposizione di tutti i gruppi e ovviamente di tutti gli operatori dell'informazione. A Montepulciano, Doggy e Winebag contro lo spreco alimentare. Portami con te è il progetto contro lo spreco alimentare per i turisti e consumatori di Montepulciano presentato in Consiglio regionale. L'iniziativa è nata da un accordo tra il Comune, il Consorzio del Vino Nobile e gli esercenti del territorio, al fine di utilizzare particolari doggy bag e wine bag realizzate con materiale riciclato e riciclabile da destinare ai tanti consumatori, ospiti e residenti che popolano il territorio di Montepulciano. Un progetto per non gettare via cibi e bevande non consumati. Questo progetto è importantissimo per il territorio della Val di Chiana Senese, principalmente il Comune di Montepulciano, che propone una soluzione sostenibile per quanto riguarda la lotta contro lo spreco alimentare, ma non solo. La possibilità di portare via i pasti non consumati, ma non solo, ma anche le bevande non consumate, sono un segnale importante per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente e appunto allo spreco alimentare. Il Consorzio del Vino Nobile però dobbiamo e possiamo dire che
è sempre stato molto attento sia alla sostenibilità che all'ambiente. A partire dagli anni 90 infatti ha messo in atto delle politiche sostenibili che gli hanno dato la possibilità quest'anno di avere il riconoscimento del premio dell'ecosostenibilità del prodotto del vino nobile di Montepulciano, legato appunto al territorio, alla modalità ambientale di produzione del vino stesso, un progetto che viene da lontano, e questo fa capire la lungimiranza di chi opera e lavora nel Consorzio del Vino Nobile. Andrea Rossi, presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, parla di una vera e propria rivoluzione culturale per le aziende produttori. Siamo stati la prima denominazione certificata sostenibile in Italia, secondo lo standard Qualitas. Pensavamo a una produzione sostenibile da anni, ma i cambiamenti climatici l'hanno fatta diventare una scelta obbligata. Nell'ambito della sostenibilità, questa è un'iniziativa che cambia il modo di approcciarsi al turismo enogastronomico. Quella della dog e wine bag è una buona abitudine già in tante parti del mondo contro lo spreco alimentare, ha detto. Il wine bag è senz'altro una pratica che ci aiuta nel portare avanti la nostra ideologia di attenzione all'ambiente, in questo caso un messaggio importante anche contro lo spreco alimentare. Lo abbiamo fatto in collaborazione con l'ente locale, che ringrazio per il supporto non solo in questa iniziativa ma in tante altre iniziative che il Consorzio sta portando avanti, e devo dire che anche i ristoratori di Montepulciano hanno condiviso con noi questo percorso in maniera, diciamo, assolutamente convinta. Vogliamo lanciare quindi un nuovo messaggio a tutti coloro che visiteranno la nostra città in questa stagione turistica. Sarà presentato questo nostro progetto. Mi auguro che dall'aspetto, diciamo, sperimentale della stagione 2022 possa diventare poi successivamente un'altra delle buone pratiche che a Montepulciano si fanno in ambito, diciamo, imprenditoriale, turistico e, diciamo, legate al mondo dell'enoturismo in particolar modo.